Scegliete sempre per materia prima roba della più fine, scrive Artusi. Ed effettivamente in Italia siamo molto fortunati. L'enorme biodiversità dei nostri territori ci permette di avere sulla nostra tavola una varietà di materie prime e di prodotti tipici che si prestano a svariati usi in cucina, arricchendo quello che è il patrimonio gastronomico italiano. L'Italia è infatti il paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta riconosciuti dall'Unione Europea. Nella scuola di cucina di casa Artusi prepareremo un piatto tipico della cucina italiana, gli gnocchi. E proprio Artusi, nella ricetta numero 89, Gnocchi di patate, del suo manuale La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, tradotto in tante lingue del mondo, che ci indica, con il suo stile ironico e conviviale, che la famiglia dei gnocchi è numerosa. Per preparare gli gnocchi di patate Bologna DOP, su salsa di gorgonzola DOP e pancetta piacentina DOP croccante, avremo bisogno di 400 g di patate Bologna DOP, 150 g di farina 0 bio, circa 100 g di gorgonzola DOP, latte quanto basta, circa 50 g di pancetta piacentina DOP e un filo d'olio extravergine d'oliva italiano. Dopo aver cotto le patate di Bologna DOP in abbondante acqua per circa 30 minuti, schiacciarle sulla farina disposta a fontana e aggiungere un pizzico di sale. Lavorare il tutto fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. Una volta raggiunta questa consistenza abbastanza morbida da affondare le dita, lasciar riposare per un attimo. E a proposito di patate di Bologna DOP. Ricavare delle striscioline dall'impasto e con l'aiuto di una raschia formare degli gnocchi di questa misura. Con una forchetta dargli una forma rigata perché farà aderire meglio la salsa con cui verranno serviti. Tuffare in acqua bollente fino a quando vengono a galla. Il rapporto tra patate e farina deve essere di circa un terzo. In questo modo, come ci indica Artusi nella ricetta numero 89, gli gnocchi non si sfalderanno in cottura. E a proposito di questo, Artusi scrive proprio: «Onde non avesse ad accadervi come ad una signora che, me presente, appena affondato il mestolo per muoverli nella pentola, non trovò più nulla. Gli gnocchi erano spariti. O dove erano andati?» mi domandò. «Non inarchi le ciglia, signora», risposi io, «che lo strano fenomeno è naturale. Quegli gnocchi erano stati intrisi con poca farina e appena furono nell'acqua bollente, si liquefecero». Ma andiamo ora a conoscere il gorgonzola DOP. Thank you.
In una padella mettere a sciogliere il gorgonzola di OP con un po' di latte, aggiungendo verso la fine altro latte per ottenere la cremosità necessaria a condire gli gnocchi. In un'altra padella, con un filo d'olio extravergine d'oliva, rendere croccante la pancetta piacentina di OP. E a proposito di pancetta piacentina di OP, quando gli gnocchi vengono a galla vuol dire che sono cotti. Scolarli e saltarli in padella insieme alla salsa di gorgonzola di OP. Completare il piatto con la pancetta piacentina di OP croccante. Con tre prodotti italiani di OP, le patate di Bologna di OP, il gorgonzola di OP e la pancetta piacentina di OP, si riesce a valorizzare al meglio questo primo piatto della tradizione italiana, grazie alla cremosità e aromaticità del re degli arborinati come il gorgonzola e alla croccantezza della pancetta piacentina che ben si sposano con un gusto rotondo e gentile come quello delle patate coltivate nelle pianure che circondano Bologna. Ecco a voi gli gnocchi di patate di Bologna di OP su salsa di gorgonzola di OP e pancetta piacentina di OP. La ricetta numero 89 di Pellegrino Artusi, della scienza in cucina e l'arte di mangiar bene.